Gara della 600 Super Sport, Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, round numero 7 anche per questa categoria sempre affollatissima, 40 al via, quindi tutto esaurito, tutti a inseguire il leader della gara Massimo Roccoli, che però si ritira, poi ci sarà un incidente con il restart, ma qui un numero da paura dopo la seconda partenza di Roberto Mercandelli, che arriva alla staccante della variante del tamburello a velocità tripla forse rispetto a quella dovuta, ma compie un autentico miracolo, un'impresa, riesce a rimanere in piedi e poi addirittura porterà a casa la quinta posizione assoluta, davvero meraviglioso. Federico Caricasulo cerca l'allungo con Luca Vitale della Kawasaki, che prova a rimanergli dietro, un Federico Caricasulo così come il compagno di squadra Timonda Pataglino e Augusto Fernandez, wild card, e qui la scivolata alle acque minerali di Luca Vitali, davvero un'occasione persa per il pilota della Kawasaki. Cadrà poi anche Augusto Fernandez e Federico Caricasulo porta a casa una bella vittoria per il campione in carica della 600 Supersport, impegnato oggi nella Europeo Stock 600 in questa stagione, davanti a Giugovac per un soffio, davanti ancora a Mantovani e poi Cruciani e Mercandelli. E caduta finale un'altra volta, una dinamica simile a quella che ha portato alla prima bandiera rossa al restart, però questa volta nessuna problematica e grande gioia per Federico Caricasulo. Con questo caldo fare 12 giri da solo lì è stato faticoso, mi sono ustionato un piede che mi fa un gran male, però no, sono contento perché dai, abbiamo avuto un bel passo e quelli dietro hanno fatto qualche piccolo errore e sono andato via.